Stiamo andando ad una manifestazione dove c'è il presidente Mattarella e la ministra Cartabia, quindi sono costretto volentieri a partecipare a questo importante. Senta, le chiedo intanto se questi provvedimenti, diciamo, saranno applicati già in Consiglio dei Ministri questa sera e quindi scatteranno immediatamente. Guardi, è estremamente possibile che questo accada. Io quello che vorrei sottolineare è che interventi come quello dell'amico Caporale seminano il panico. Addirittura? Non c'è nessuna nebbia, è chiarissimo. Il nostro paese, quando non si è vaccinato, ha avuto una serie di morti impressionanti. Il vaccino ci ha fatto stare sicuramente meglio, quindi bene direi, viste le zone bianche totali. Quindi mi sembra che tutto chiaro, dobbiamo vaccinarci e prevenire, c'è poco da fare, non ci sono dubbi e non ci sono perplessità, e questo è il messaggio che deve arrivare chiaro e forte a tutti. Se noi cominciamo a dire che c'è la nebbia, c'è incertezza, c'è paura, c'è menzogna, e questo stimola proprio un movimento Novax sulla spinta di queste perplessità. Non ci sono perplessità, l'unica possibilità è vaccinarsi e prevenire, tutto qua. Quindi spingere tutti insieme, compreso l'amico Caporale, verso un vaccino consapevole, sempre più esteso e sempre più utile per tutti. Dice bene la collega Koff, cioè qui siamo di fronte ad un articolo 32 che tutela nel primo comma la salute di tutti e nel secondo comma il diritto alle cure. Quindi il problema è che tu puoi anche non curarti, ma se questo lede il diritto alla salute degli altri, questo non ti è consentito. Allora è molto semplice, è tutto chiaro ed è tutto netto. L'unica possibilità è il vaccino e diffondere la cultura del vaccino per la salute di tutti. Da questo punto di vista i virologi possono dire ciò che vogliono, ma il risultato del nostro paese è chiaro. Abbiamo avuto i morti finché non c'è stata una campagna vaccinale, bravo il generale Figliuolo, una campagna vaccinale seria. Dare messaggi diversi è estremamente pericoloso ed addirittura nocivo per la salute del paese. Quindi avanti tutta sui vaccini, e la magica parola è prevenzione. Sì, Antonello, prego.